A Matera del Vallo comincia la maratona Telethon, accanto a me la presidente della Wildim sezione Mazara, la dottoressa Tramonte. Allora, in che modo, quanto è importante la raccolta Telethon per aiutare la lotta alla distrofia muscolare? Allora, buongiorno. Intanto per noi le Wildim, che abbiamo avuto la fortuna e il merito di incontrare Susanna Agnelli e quindi portare Telethon e concretizzarlo in Italia è una grande realtà e opportunità, un'opportunità di speranza. La missione di Telethon è quella di far avanzare la ricerca scientifica nel miglior modo possibile, di far conoscere soprattutto le malattie rare che molta gente non conosce e quindi di conseguenza dove non arrivano gli investimenti né pubblici né privati, quindi arriva il cittadino, la sensibilizzazione e soprattutto la conoscenza delle malattie rare e dare speranza a chi ancora si aspetta una cura. Il tema di quest'anno, Telethon ha scelto un'affermazione molto forte che è quella io esisto è il grido di ogni ricercatore che cerca fondi per realizzare gli studi clinici e arrivare una cura. Io esisto è il grido di ogni paziente che ha una malattia rara genetica. Io esisto è il grido di ogni familiare che ha bisogno di informazioni, di farmaci e di speranze. Quindi un po' io esisto in ognuno di noi. Quindi grazie a Telethon anche di esistere. Come saranno organizzati oggi i lavori? In che modo i cittadini mazzaresi e dintorni possono venire a dare un contributo? Allora, i cittadini mazzaresi intanto dobbiamo ringraziare perché le scuole, i dirigenti scolastici, il sindaco, le amministrazioni ci hanno collaborato tantissimo. Oggi abbiamo il convegno, domani abbiamo allo stadio delle partite, delle rappresentative di calcio e poi tutto il pomeriggio incominciano alle 5 sul palco 40 artisti che si esibiscono proprio per sensibilizzare che Telethon c'è, come d'altronde per ora tutta Italia è mobilitata, anche noi a Mazara lo stiamo facendo con molto orgoglio. Mazara del Vallo si mobilita per Telethon, la raccolta fondi per aiutare la ricerca sulla distrofia muscolare. Assessore, in che modo il Comune sta contribuendo a questa manifestazione? Ma intanto volevo dire che a tutti è noto l'importanza che ha Telethon e che ha rivestuto Telethon negli ultimi anni e sappiamo che è una fondazione che è nata nel 1990, che si finanzia tutti quei fondi per le ricerche e per quelle malattie genetiche rare. Ci sono migliaia di malattie genetiche rare di cui il 50% sono pediatriche e quindi diciamo è una fondazione che fondamentalmente si sostiene attraverso la raccolta di fondi e quindi è fondamentale per Telethon che ci sia un forte contributo da parte della società civile e quindi un contributo forte da parte dei volontari, un contributo forte da parte di aziende partner, un contributo forte da parte di donatori. L'esempio di oggi e di questi due giorni Telethon che si realizzeranno nella città di Mazara del Vallo grazie all'impegno del sottoscritto e dell'intera amministrazione, del sindaco e soprattutto della Wildim, sezione di Mazara del Vallo, è la prova evidente di questo impegno forte di volontari e di donatori e di gente per bene, di cittadini che si mettono a disposizione per cercare di portare un contributo fattivo a una fondazione che cura gli interessi di tutta la popolazione, perché è un problema che riguarda tutti e non soltanto diciamo una parte, una categoria di persone. Quindi dove non arriva lo Stato può arrivare benissimo il cittadino? Sicuramente, e questo è importante, soprattutto il fatto che si possa realizzare questo evento oggi nella città di Mazara del Vallo è importante per invitare i cittadini mazzaresi a riflettere e a riflettere su alcuni aspetti importanti che riguardano il sociale, alcuni aspetti importanti che riguardano soprattutto gente che ci circonda e soprattutto tenendo presente che proprio per quanto riguarda queste malattie genetiche rare sono delle malattie che statisticamente si è dimostrato possono colpire chiunque. E quindi è un problema che riguarda tutti e quindi è sicuramente uno sforzo e che tutta la società in toto deve fare per contribuire a fare in modo che si possano trovare quante più terapie risolutive possibili a queste malattie che oggi sono ancora in incognita e che una terapia adatta non è stata ancora trovata. Accanto a me il dottore Gianluca Vita, ricercatore Telethon. In che modo Telethon ha aiutato la ricerca finora?
Sicuramente Telethon è una delle principali risorse che noi ricercatori italiani possiamo sfruttare e dobbiamo utilizzare per andare avanti con la ricerca. Sappiamo tutti quali siano i problemi economici che affliggono il nostro paese e le difficoltà di trovare fondi per la ricerca. Telethon dagli anni 90 ad oggi ha dato un aiuto più che fondamentale a noi ricercatori, con un'attenta valutazione dei progetti che devono essere finanziati e soprattutto con un attento controllo durante la fase di realizzazione dei progetti, così da controllare al massimo che tutti gli investimenti che le singole persone o le associazioni donino a Telethon siano canalizzati nel giusto modo, non dispersi nell'etere. In questi 20 anni io mi occupo di malattie neuromuscolari geneticamente determinate, quindi ovviamente il mio rapporto con Telethon è soprattutto dovuto alle malattie neurologiche. In questi 22 anni Telethon ha finanziato in Sicilia, in particolarmente all'Università di Messina, oltre 30 progetti, di cui 20 sono stati completati e 10 sono tuttora in corso. Negli ultimi 5 anni il fermento delle scoperte genetiche e delle scoperte farmacologiche ha portato tantissimo più vicino alla soluzione di tanti problemi e sicuramente Telethon sta contribuendo e contribuisce, mentre prima soltanto in una fase preclinica e con gli studi di base, oggi agisce molto su studi clinici che danno un maggiore riscontro alla popolazione affetta da malattie neuromuscolari del beneficio che Telethon porta negli istituti di ricerca. Sicuramente questi ultimi 5 anni, come dicevo, sono stati quelli più di fermento per le scoperte genetiche e farmacologiche e l'interesse di Telethon, oltre alla cura delle singole malattie e alla migliore definizione delle malattie, moltissimo nell'ultimo periodo si è dirottata verso la qualità di vita dei pazienti, gli aspetti psicologici che stanno alla base di una corretta e una buona qualità di vita da parte dei pazienti e ovviamente di tutto lo strato sociale che sta attorno al paziente. Stiamo parlando di famiglie, amici, scuola, rete sociale, il comune, istituzioni sono sempre, devono stare dietro i pazienti per supportarli nella loro vita quotidiana. Telethon ha capito che questo fa parte della cura dei pazienti e per questo negli ultimi anni sono stati volti diversi progetti proprio alla valutare la qualità di vita, la criticità di questi pazienti e come intervenire con progetti concreti da proporre alle istituzioni, alle reti sociali, alle scuole, in modo da agevolare il più possibile il loro inserimento nella società, come è giusto che sia.